Ma io oggi inizierei proprio con questa schermata. Questa è la schermata in cui siamo oggi, cioè Bitcoin che ritocca i 50.000 dollari, precisi, precisi al dollaro proprio, e poi attende. Allora, siamo salvi da questa situazione, il breakout di oggi ci salva dalla ipotesi del doppio massimo, sì, dall'ipotesi del doppio massimo, no, dall'ipotesi del fake breakout di cui vi ho parlato, dobbiamo stare ancora attenti, manca pochissimo però ragazzi, manca veramente poco. E soprattutto dal mio punto di vista, ovviamente non sono sono molto contento di questo tipo di reazione del mercato, però a prescindere io sono ancora sul chi va là. Perché ragazzi? Perché questi tipi di rialzo sono fondamentalmente dei rialzi particolari, in momenti molto particolari, e quindi basta veramente un cambio di rotta a questa euforia e succede, si impanica il mercato, quindi si passa da un'euforia a un cambio di rotta immediato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candele daily verdi, tutte di fila, tutte potenti, tutte rialziste. Bene, sono molto contento e, come si dice, bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. E io lancio ovviamente la moneta che ha portato fortuna le ultime volte, e questa volta dice che secondo me non è vero, è monetina. Vabbè, allora ragazzi, detto questo, ci sono una serie di dati che il mercato aspetta, i più importanti sono quelli di domani, adesso vi faccio vedere quali sono, ma in particolar modo il breakout che era avvenuto nella giornata di ieri non conta che è domenica, questo è il primo livello di breakout, ma guardate dov'è il livello di resistenza, è comunque molto vicino, dobbiamo vedere se ce la fa a chiudere, io credo che ce la faccia, ma è bellissimo a prescindere vedere Bitcoin toccare nuovamente i 50.000 dollari, anche se sarà un touch e si potrà andare via. Quali sono le strategie attuabili in questo momento? Ne parliamo in questo video. Qual è l'analisi ciclica in questo momento? Le due view di analisi ciclica si sono aperte entrambi, molto belle entrambi, e si stanno indirizzando verso quella che era l'ipotesi meno probabile, come sempre avviene, spesso avviene, non sempre, è detto, è giusto. E spesso avviene che succeda questa cosa, Bitcoin se ne va per i fatti suoi e se ne va dove? Nell'ipotesi meno probabile, cioè non la chiusura del ciclo annuale non a febbraio-marzo, praticamente una biannuale ternario con tre strutture sottostanti che dichiarerebbero poi una chiusura più in là. A dire la verità, questa ipotesi che si sta andando a configurare ancora non la possiamo abbracciare, ma ne parleremo tra poco. Non è la migliore di tutte, la migliore sarebbe stata la chiusura del ciclo annuale, però non è detto che non sia avvenuta anche una chiusura del ciclo annuale in un piccolo pezzettino che oggi vediamo. Va bene, allora ragazzi, andando a iniziare questo Bitcoin Monday sui dati che sono attesi per domani 13 febbraio, IPC degli Stati Uniti attesa in riduzione sotto il 3%, per la prima volta dovrebbe avvenire dopo veramente un anno e mezzo circa, e poi andremo a guardare questi dati. Attenzione ai prezzi della produzione che però sono attesi leggermente in salita, ma questo è un mensile, contano tanto e non quanto. Però ovviamente vedere l'annuale dell'inflazione scendere al 2,9 è già qualcosa ragazzi, secondo me il mercato la prenderà bene. Eventuali dati al di sotto di questo 2,9, quindi un 2,7, un 2,6, saranno presi in maniera estremamente euforica dal mercato, che sposerà quindi in quel caso l'ipotesi che un ribasso dei tassi di interesse sarà ormai cosa scontata, definita verso giugno-maggio. Perché questo? Perché con un'inflazione che si avvicina al target del 2%, allora a quel punto maggio-giugno un ritocchino dello 0,25 ci potrebbe stare con grandissima, grandissima veramente tranquillità. Detto questo, non ci sono altri dati dal mio punto di vista che andrei a sperare, ma vi devo dare una notizia è quella di uno sposo. Quattro mesi di aggiunta di abbonamento per quanto riguarda NordVPN, attenzione, solo da questo link ragazzi, e solo ed esclusivamente dal 7 febbraio al 20 di marzo, perché è il compleanno di NordVPN, è la VPN più amata dagli italiani, si diceva non mi ricordo quale spot. Allora, in questo caso rilasciando questa promo molto semplice: abbonamento a 2 anni, 4 mesi extra in aggiunta per voi, più un coupon da 3 mesi da regalare a chi volete. Giorni San Valentino, regalare proprio una VPN magari non sarebbe il massimo, però magari può essere utile. Allora, 3 mesi regalati a chi volete con un coupon che vi arriva dalle mail. Vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda NordVPN. Sapete già un po' tutto, credo, su questa VPN, che è utilissima nel settore delle cripto per esempio utilizzarla con gli exchange.
che possono essere esclusi, quindi bannati, dipende dallo stato dove vivete, e in quel caso con la VPN vi spostate fintamente con l'IP in un altro stato e andate a utilizzarli e vi fanno entrare. Quindi potete utilizzare anche altri exchange. E poi utilissima per la questione dei cataloghi legati a Netflix soprattutto, quindi le piattaforme di streaming, e utilissima anche e soprattutto nella questione crypto per ovviamente mettere uno schermo, una livello di protezione in più quando andate a navigare, quando utilizzate per esempio i wallet, mi riferisco a MetaMask, che magari entrate, mettete le password, è sempre meglio avere un po' di protezione in più. Vi lascio il link in descrizione, NordVPN, 4 mesi in aggiunta al piano biennale, dal link in descrizione fino al 20 marzo, e 3 mesi di coupon regalare, da regalare a chi vi pare, a chi volete voi. Allora, detto questo, ragazzi, andiamo immediatamente alla questione della ciclicità di Bitcoin e la vediamo in maniera molto evidente. Facendo il punto, dal 22 di gennaio è iniziato un nuovo ciclo di natura mensile, certamente ha fatto un minimo che probabilmente in questa zona tra il 4 e il 5 di febbraio, più o meno i minimi sono pressoché identici, 4-5 di febbraio, 14 giorni, quindi il bisettimanale che teoricamente andrebbe a fare, quindi un altro ciclo da 14 giorni, che si chiuderebbe il 19 di febbraio, 14, insomma 16, cioè se volessimo andare ai 30 giorni classici, e a quel punto avremo in pratica un ciclo mensile pulito che si va a chiudere il 21 di febbraio prossimo. Allora, la questione è molto semplice, ragazzi. Non sappiamo ancora se la ciclicità mensile sarà ripetuta in questa struttura di Bitcoin. Sappiamo alcune cose. Se dovesse essere un ciclo classico a 30 giorni, intanto è iperrialzista, e questo è evidente. Ma c'è una questione: questo ciclo in questo modo potrebbe star delineando i massimi, perché ovviamente ha fatto la prima campana al rialzo, la seconda campana al rialzo, per poi andare a fare il mini ribassino della chiusura ciclica. Quindi ci sta anche, ragazzi, che stiamo andando a delineare i massimi di questa zona. L'importante sarà poi capire se si riesce, per esempio, intanto ad avere un breakout consistente di questo livello, perché questo qui non ci lascia veramente in tranquillità. Parliamo di $700 contro i 49.000 di questo livello di massimo. È vero, il breakout è avvenuto, però l'idea che poi magari il giorno dopo ci va a ritornare all'interno di questa zona sarebbe pericoloso. Quindi un rialzo al di sopra del 50 punti base, secondo me, è assolutamente da avere, anche perché ci sono dei livelli di pricing che sono da monitorare e sono molto molto importanti anche a livello mensile. Per esempio, il target di questa zona a livello mensile dovrebbe essere intorno ai $51,000-$52,000, perché ci sono dei livelli che io ho, diciamo, vado a calcolare, ragazzi, utilizzando dei miei indicatori di analisi di volatilità, statistiche, eccetera. Li abbiamo in Academy, vengono pubblicati all'inizio del mese, e gestiamo quel tipo di strategia che si chiama strategia mensile. E ci portano un target intorno ai 52, nel senso, per quella strategia 52 sono raggiungibili, questo è il significato. Sono raggiungibili, ma ovviamente siamo già ai livelli estesi, quindi qualora dovesse invertire da questo livello di prezzo, come vi avevo già ribadito e ripetuto negli scorsi video, io chiuderò le posizioni, perché questo livello di rialzo di Bitcoin è estremamente importante e soprattutto non credo che sia finita, perché poi bisognerà vedere, però a livello ciclico ci sono dei rischi che andrebbero estremamente valutati. Certo, il rialzo, secondo me, al di sopra della quota 50, con una chiusura daily al di sopra della quota 50, un po' mi lascia perplesso sulla possibilità che sia una struttura che poi va a scendere pesantemente. Probabilmente è iniziato qui una nuova struttura ciclica importante che poi andremo a vedere, e qui andrà a fare i classici ribassi poi della chiusura del mensile. Allora, c'è da dire che questa quota 52 è tranquillamente raggiungibile, quindi si può aspettare proprio un breakout di questo livello. Allora, fin tanto che i 50.000 non vengono rotti, io dichiarare vittoria, diciamo, è un po' strano. Bisognerà attendere un paio di giorni per l'eliminazione del rischio di cui vi ho parlato venerdì, cioè il fatto che si possa fare un doppio massimo e il mercato poi poter ritornare
a scendere per andare in chiusura del ciclo annuale. Parliamo proprio della questione invece dei cicli annuali, in questo Bitcoin Monday, ragazzi. Perché? Perché la questione del ciclo annuale di Bitcoin può iniziare ad essere già valutata da alcuni punti di vista. Intanto. Allora, dall'inizio di tutta questa fase qui, cioè dall'inizio di novembre del 2023, in pratica noi abbiamo avuto un tot di giorni fino a questo minimo, quello che è stato fatto precedentemente, di 427 giorni se andiamo a considerare cosa? Se andiamo a considerare il minimo del 21 di novembre, anche se ragazzi il 9 di novembre aveva fatto più o meno un altro minimo molto simile, perché qui eravamo a 15.632 e qui invece siamo a 15.479, 15.613, però per essere corretti e precisi consideriamo questo livello di minimo. Questi sono i prezzi di Bitstamp, potreste trovare delle differenze se andiamo ad analizzare quelli di altri exchange. Fino a questo livello qui, ragazzi, cioè il minimo che è stato fatto il 22 gennaio scorso, sono passati 427 giorni. Ora, è un po' piccolo, però può starci come chiusura di un ciclo annuale. È un po' piccolo per avere un ciclo annuale molto rialzista come questo. Di solito Bitcoin questi tipi di cicli li sposta fino almeno a 4,50-4,80, però i 427 per chiudere un ciclo annuale ci possono stare, anche perché comunque in questa zona qui Bitcoin ha anche fatto un ciclo mensile lungo ribassista, perché questa è una struttura ribassista, quindi potrebbe aver indicato che con questa struttura ribassista ha chiuso anche il ciclo annuale. Se fosse così, e vi dico la verità, io questa ipotesi non l'ho mai considerata per due motivi molto semplici. Uno, è un'ipotesi che ha una probabilità più bassa rispetto alle altre, ma abbiamo visto che questa storia della probabilità, a volte il mercato poi quando fa quello che vuole se ne va dove vuole. Però c'è anche un'altra ipotesi, che c'è anche un'altra questione che era quella più importante. Non mi serviva questa ipotesi, perché già valutando entrambe le altre ipotesi c'è la possibilità, con la protezione della chiusura in ciclo annuale verso aprile, marzo-aprile, e la possibilità invece di avere in sostanza un annuale ternario, quindi un biannuale ternario, mi coprivano anche dal rialzo attuale. Quindi in sostanza, avendo già queste ipotesi valutate e avendo già coperto la possibilità di un rialzo in questa fase, non aveva nessun senso andare ad aggiungere un'altra ipotesi confondendo ulteriormente la mia operatività per una cosa che non avrebbe apportato alcun valore, in quanto io comunque avevo già le ipotesi prestampate che mi indicavano che questo tipo di rialzo poteva avvenire e che quindi bisognava essere comunque long sul mercato. A proposito di queste cose, ragazzi, io tutto quello che vi dico qui sui video l'ho fatto prima in Academy, dove ci sono centinaia di trader, quindi non è che parlo a vanvera, quindi non mi venite a dire hai detto questo, hai detto quello. Io non parlo mai a vanvera, ragazzi, anche perché ci sono centinaia di trader, se dico una cosa sbagliata ovviamente poi lo vengono a dire, no? Quindi insomma, potete entrare anche voi in Academy e vedere insomma quello che c'è scritto, quindi non è una cosa, quando si sbaglia si sbaglia, quando si dicono le cose è giusto così. Poi ovviamente non è che siamo entrati ai minimi qui, ragazzi, l'ingresso di questa posizione è intorno ai 43,8-43,9 come prezzo medio, cioè quando era giusto entrare. In pratica, giusto per farvi capire, al breakout di questo livello, cioè su questa candela il 7 di febbraio, ma è da manuale di analisi tecnica, non è niente di stratosferico, questo punto è il punto giusto di ingresso, non questo, questo è sbagliato, ragazzi, ok? E comunque io questo, se qualcuno lo sa fare, ben venga, anzi me lo insegnate anche a me, io non lo so fare il prezzo mio, ma non ci penso nemmeno, non lo voglio neanche vedere. Fatto sta che comunque l'ipotesi che ci sia un annuale che sia possibile avere un annuale già chiuso in questa zona da 427, la si può valutare. Io però questo ciclo trimestrale, vi ripeto, me lo tengo sempre sotto stretta osservazione. Perché? Perché se l'annuale dovesse essere più o meno logico come fa i precedenti e circa 480, mi porta a 15 di marzo, o addirittura se lo fa molto lungo 490 intorno al 25 di marzo. Che cosa significa?
che qui sta costruendo un trimestrale da circa 60 giorni che dovrebbe teoricamente star facendo i massimi qui, e da qui non si sale più, cioè in pratica fa una cosa del genere per poi chiudere tutta la struttura. Cioè, sostanzialmente quello che ha fatto qui, niente di anomalo, lo rifarebbe in questa zona. Valutiamo anche questa ipotesi. Io ho impostato le vie di fuga da questo tipo di operatività perché purtroppo non mi fido di questo rialzo a causa di questa dicotomia ciclica che non mi lascia essere molto tranquillo, e quindi in sostanza non mi piace andare contro trend, lo sapete, perciò qualora dovesse uscire i miei sistemi, io uscirò da questo long con i miei sistemi, poi rientreranno se il mercato tornerà a salire, ovviamente a prezzi un po' più alti, quindi perderò il differenziale. Amen, fa parte della mia operatività e della riduzione della volatilità, che purtroppo ha un costo anche quella, ragazzi, nella perdita di rendimento, perché se si vuole ridurre la volatilità delle proprie operazioni bisogna in qualche modo mettere in conto che si può ridurre anche il rendimento potenziale rispetto alle impennate del mercato, e questa è una scelta che si fa. Io scelgo di avere meno volatilità del mio portafoglio e rinuncio a un po' di punti percentuali che, se il mercato va bene, ovviamente otterrei stando fermo, semplicemente, tutto qui. Però se il mercato va male, come avete visto nei bear market del 2022, io respiravo tranquillo, andavo a mare, facevo il bagno, insomma, senza problemi. Mentre gli altri, insomma, soffrivano e non poco. Quindi è una scelta personale questa cosa, e dire la verità, io su molti punti di vista ci ho riflettuto, non vi dico che la mia è corretta, questa è molto personale, anzi vi dirò che per molti investitori è più corretto essere holder puro, perché magari hanno pochi capitali, non c'è bisogno di fare tutte queste cose, perché comunque la volatilità sarebbe bassa dovuto appunto agli investimenti un po' più piccolini. Quindi è molto soggettiva, non prendetelo come un dato personale, un dato, una cosa che è l'assoluto, non è così. Dipende molto da quello che è la vostra personalità, dai vostri patrimoni, dall'età che avete, insomma, se vi piace andare sulle montagne russe, ancora starci, insomma, eccetera. Va bene, detto questo, l'analisi ciclica, vi ripeto, si giocherà tutto su questo ciclo qui. Se questo ciclo trimestrale attuale non sarà un ciclo che farà una roba di questo tipo qui, non dico da oggi, ragazzi, no, ma insomma tra uno o due giorni di più non gli do, vi dico proprio francamente. Quindi se questo livello non ha già toccato i massimi e domani sponda e sale ancora, poi magari andai chiusa, però insomma a chiudere il mensile, però io insomma se deve iniziare a scendere deve farlo tra pochissimo, massimo mercoledì, una cosa del genere, quindi è veramente breve il lasso di tempo, altrimenti vuol dire che questo è un nuovo ciclo molto forte, fa parte di altri movimenti, perché potrebbe essere appunto, come vi dicevo, che c'è la questione della cosiddetta struttura ciclica a tre cicli fatti in questo modo, che in pratica poi vede un atteggiamento del genere. Adesso non vi riesco a fare bene il disegno, vede un atteggiamento di questo tipo, quindi con delle strutture dove un ciclo annuale è già stato chiuso addirittura al 12 settembre, e questa è una struttura ternaria. Io mi tengo ancora in bilico su queste questioni, perché tanto non mi cambia a livello operativo, ve lo ripeto, e voglio semplicemente avere chiara la questione, la struttura intanto del superamento di questo livello di resistenza, e poi del trimestrale che dobbiamo capire come va a finire. Vi mostro infine anche quest'altro grafico qui, ragazzi, che è il grafico di spread tra Bitcoin e Nasdaq 100, quindi un grafico di forza relativa di Bitcoin rispetto a Nasdaq 100, un grafico che è molto centrato a livello ciclico e ci dà tante tante possibilità di andare a vedere alcune cosette. In particolar modo, se io vado a fare un'analisi sul weekly, vedete come mi diciamo pone l'attenzione sul weekly al fatto che siano passati 441 giorni, ovviamente un po' di meno perché qui sono settimane, e che questo minimo potrebbe tranquillamente essere la chiusura dell'annuale, e vi ripeto, ci sta. Però ci pone anche un altro dubbio: questo livello di resistenza non è ancora stato superato. Se anche noi vediamo, vedete, il livello di resistenza superata su Bitcoin, è perché sta facendo questo massimo. Quando lo portiamo in relazione a un altro indice molto forte, che è quello di Nasdaq 100, questo superamento del massimo non è ancora avvenuto, e questo è un altro punto da mettere
da prendere in considerazione. Dobbiamo aspettare qualche altro giorno. Ora, a livello operativo, le uniche strategie possibili, ragazzi, erano il long nei giorni precedenti, come quella che vi ho mostrato, che ho fatto io, era la strategia da manuale di analisi ciclica, quindi analisi tecnica, scusate. Quindi proprio veramente nulla più. Quindi l'ingresso al breakout di questo livello di massimo. Quindi quando in pratica questo rimbalzo si è configurato come non essere più un rimbalzo del gatto morto, ma un trend nuovo, si entra long e poi si spera. Se poi va in breakout, si ritorna in stop, eccetera. Però questo livello, diciamo, è una tecnica molto famosa. L'altra operazione è uno short nei prezzi attuali. Ma come, ragazzi? Andando in pratica a shortare Bitcoin subito, attendendo una minima fase di inversione. Perché? Perché questi livelli, come vi ho spiegato, sono estremamente rilevanti. Quindi, se da qui dovesse iniziare una fase ribassista, è molto molto probabile che verrà accentuata, come dall'euforia si passa al panico. Perché siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono contato 8, 8, 8 candele verdi daily consecutive, tutte verdi e anche qualcuna estremamente importante, anzi quasi tutte importanti, sostanziose, solo mi pare due o tre che sono un po' più piccoline. Questa qui, se non erro, è la prima di partenza, queste due qui. Ma sono state candele belle grosse, ragazzi, quindi tutte ad ascensore. Quindi il passaggio dall'euforia attuale a un panico generalizzato nell'arco di due candele rosse avverrebbe con molta tranquillità. Quindi lo short è una posizione che è possibile, io ovviamente non la vado a fare, quindi non mi venite a dire detto che si fa short, però se qualcuno vuole ed è un iper trader di quelli che fanno queste operazioni veloci, questa zona non è malvagia per pensare a quel tipo di strategia e vedere se il mercato vi dà l'ingresso, perché se continua a salire non vi dà nessun ingresso. E in più andare in short contro un trend del genere è da pazzi colossale, quindi dovete comunque attendere un'inversione e soprattutto dopo l'attesa di inversione dovete riparare un'operazione del genere con degli stop molto stretti, in modo tale che se il mercato vi butta fuori, ciao ciao, avete perso, e chi si è visto, perché il mercato è troppo forte in questa fase per tentare di restare, no? Poi in posizione short. Però vi faccio capire anche il concetto che c'è dietro, è lo stesso di quello che abbiamo visto qui, per esempio. Questo rialzo, dam 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 dam, poi 1, 2, tentativo, e poi bam, il down subito. Che lo short, badate bene, non è una cosa che dura tanto tempo, di solito si scende molto velocemente da qui a qui, vedete, meno 10, che comunque è per un'operazione di trading, chiaramente parliamo di trading, estremamente interessante, accettabile. Allora, io non lo farò, ovviamente, anche se questa volta in Academy l'ho detto già due giorni fa, che c'era questa possibilità, ovviamente io ho spiegato che bisognava fare l'inversione di un segnale che non è mai avvenuta l'inversione, chiaramente, quindi non c'è mai stata questo tipo di operazione, però dico anche il mio punto di vista opinione in questo caso, che questa è un'altra posizione possibile. Entrare long da questo punto sì, è possibile, però ragazzi bisogna comprendere delle cose. Quando si lavora in termini di investimento bisogna essere un po' professionali e il punto d'ingresso oggi è sbagliato, quindi voi dovete comunque andare a ragionare e dire: perché io sono arrivato a decidere oggi di entrare sul mercato? Dove è stato il mio errore? Voi potete comunque trarre tutto quello che volete, però se non avete formazione, formatevi, perché vi costa tanto. L'assenza della formazione nell'ambito degli investimenti vi costa mille volte in più di qualsiasi cosa che andate a comprare per formarvi, ragazzi. Mille volte in più, e non scherzo, anche di più di mille volte. Quindi il costo dell'ignoranza nel mercato finanziario è abnorme rispetto ai costi di formazione. Quindi formatevi, perché se non siete entrati su un trend del genere vuol dire che non sapete gestire questo tipo di mercato. Non c'entra niente sull'essere intelligenti o stupidi, non è questo, è che ci vuole esperienza, ci vuole impegno in queste cose. Per esempio anche in Academy su questo argomento proprio abbiamo parlato della questione di come io, nonostante mi aspettassi la priorità al scenario di andare a chiudere l'annuale, sono comunque entrato long, e molti in Academy mi hanno detto: ma che, perché lo fa? Perché io conosco che il mercato può portarti
verso un'altra direzione che non è quella che tu stai attendendo. Quindi dovete sempre giocare due partite, ragazzi, e dovete seguire quello che fa il prezzo. Se il prezzo mi ha dato il segnale, io lo seguo, però sono molto attento, ovviamente, con gli stop belli messi, che se mi doveste buttare fuori, io mi prendo in questo caso l'auto profitti, ma me ne vado. Perché? Perché non mi piace questa situazione per delle analisi che io vado a fare. Tutto qui, quindi le analisi mi danno quel dubbio che a me serve per evitare la volatilità, eventuali crash, eccetera. Però non è che io, siccome ho fatto un'analisi che la ritengo la più probabile, allora faccio solo quello. Non è così. Io uso quell'analisi, la guardo come la più probabile, ma poi se vedo che il mercato mi va contro, io comunque mi posiziono a favore di quel mercato là e mi trado il mio secondo scenario, che comunque ce l'avevo. Non è che non ce l'avevo, ce l'avevo fatto. Perché non lo devo usare, ragazzi? Non bisogna innamorarsi di quello che si pensa, così come non bisogna innamorarsi di quello che è un asset finanziario che vi è piaciuto. E quindi questa è una consiglio che vi do per chiudere questo Bitcoin Monday del lunedì. Va bene, detto questo, vediamo cosa succede domani, entro domani, dopodomani, io sono ancora lì, vediamo. Altrimenti 51.800 circa, quella zona lì è raggiungibile tranquillamente nel mese di febbraio. Ciao a tutti!